più che potevano, passavano insieme le giornate, lavorando, pregando e mettendo a punto i loro progetti, che erano quelli evangelici delle opere di misericordia a favore dei poveretti, dei malati e dei bambini delle Budrie, i minimi della piccola parrocchia e perciò i più cari fra tutti i fratelli. Don Gaetano Guidi approvò la scelta di quella compagna. Ormai egli vedeva in Clelia un'anima singolare e in entrambe delle anime predestinate ai fini imperscrutabili della Divina Provvidenza. Con impegno ammirevole, egli si pose alla direzione spirituale della piccola opera nascente e ne fu il primo sostegno. Già da prima, Clelia aveva parlato delle sue aspirazioni con un'altra ragazza delle Budrie più giovane di lei, Teodora. La presentò ad Orsola e le tre giovinette approfondirono la loro preparazione spirituale sui libri d'ascetica che Don Guidi procurava loro. Più tardi, le loro strade si incontrarono con quella di una quarta ragazza, giunta da San Giovanni in Persiceto al richiamo affascinante della carità di Clelia. La provvidenza aveva scelto così le quattro colonne su cui erigere la sua nuova opera: Clelia Barbieri, Teodora Baraldi, Orsola Donati e Violante Garagnani. Se non che, sulla strada della santità, ogni conquista va pagata duramente ed è solo la croce la chiave di ogni progresso. Dopo la sofferenza morale, venne per Clelia la prova della sofferenza fisica. Quant'era avvenente d'aspetto, tanto era fragile di fibra. Il sangue povero, la lunga fame patita e poi la tensione dell'impresa cui aveva dato mano finirono con l'ammalarla gravemente. Una tubercolosi che parve galoppante e un improvviso cedimento del cuore la portarono alle soglie della morte. Già la campana delle Budrie suonava per lei l'agonia. Perché piangete? State tranquille, questa volta il Signore non mi prende. Vuole prima qualche altra cosa da me. Si riprese rapidamente, almeno in apparenza, e la sua bellezza rifulse di nuovo. Quella bellezza che già le aveva procurato parecchie domande di matrimonio. L'ultimo a giocare la sua carta fu un giovanotto del paese, il giorno della processione delle rogazioni. Quando è che mi dai quella risposta che mi dovevi dare? La risposta che dovevo dare a te l'ho già data a un altro. A chi? A lui. Io non mi sposo, vado a mia sorella. Thank you.
Fra gli altri lavori, Clelia si era assunto anche quello di aiutare una delle sorelle del parroco nelle pulizie della canonica. Ma se Don Guidi era una pasta d'uomo, la sorella, eccentrica e malevola, era sfuggita da tutti come la peste. La chiamavano Gigia la matta e si diceva perfino che picchiasse Clelia. Comunque la strapazzava di continuo e non lasciava occasione per umiliarla. Sempre quella antipatica. Lo fa apposta, proprio dove hai lavato deve passare. Progetti, ricresceva l'entusiasmo di Clelia, fugando le ultime ombre della desolazione. Buongiorno, Clelia. Buongiorno. Ciao. Ero sicura di trovarti qui. Volevo dirti una cosa. Ci ho pensato su e credo che noi potremmo essere più utili agli altri, aiutarli meglio, se noi entrassimo in un ordine religioso. Ma quale ordine religioso? Lo sapete che noi siamo ragazze povere. Chi volete che ci prenda? Siamo ragazze povere. Prendono solo le ragazze ricche. E allora lo fonderemo noi, un ordine in cui possano entrare anche le ragazze povere. Brava, Clelia. Come sarebbe bello. Siamo già in quattro. Già che siamo in quattro, venite a darmi una mano. Sai che Clelia ha deciso che fonderemo un istituto dove potranno entrare anche le ragazze povere. Bellissimo. Ma dove andremo ad abitare? Ci ho già pensato, nella casa del maestro. Ma nella casa del maestro ci abita lui. Ci fanno pure la scuola. E poi non mi pare possibile che si possa trovare qui alle Budre un altro posto per farci la scuola. State tranquille. La casa del maestro sarà la prima nostra dimora. E così fu, per una serie di circostanze propizie. Una sera giunsero all'ex casa del maestro, trainando su una vecchia carretta le poche masserizie offerte o scovate un po' qui, un po' lì. Questa, che s'accingevano ad abitare, sarebbe diventata la casa madre della futura congregazione delle minime della Dolorata. Che c'è lì su? La camera da letto? No, sembra una cucina. Sì, sì, è proprio la cucina. Su, salite. Finalmente abbiamo una casa nostra. Veramente non è mica tanto bella come casa. Ma dove credevi di entrare? Nel palazzo reale? Beh, insomma... Vedrai, l'aggiusteremo noi. Mi sembra abbastanza grande, penso che possa andare bene. Lo penso anch'io. Qui ti ci metterai tu? Questo lo decideremo dopo. Diamo un'occhiata in giro. Quella prima sera cenarono con poco pane e un uovo sodo che divisero esattamente in quattro. Ma nei loro cuori cantò il paradiso.